Buongiorno a tutti e bentornati nella mia cucina tutta rosa. Qui per voi è sempre Jess e vi diciamo subito rubrica. Cena con amici. Ovviamente, come tutte le ricette di questa rubrica, sono sempre molto facili, molto veloci, proprio per, diciamo, stare lì a intrattenere nel mentre anche i nostri ospiti che vengono last minute, vogliono mangiare e ovviamente non possiamo mai essere banali. Quindi aprite il frigo e vediamo subito quello che c'è per questa lista di ingredienti. Allora, sono dei cracker ripieni che sicuramente in tutte le vostre case trovate. Allora, cracker, ricotta, prosciutto cotto, mortadella, semi di sesamo e granella di pistacchio. Ovviamente potete cambiare in base a quello che trovate nel vostro frigo, per esempio se non avete ricotta potete usare formaggio spalmabile oppure dello stracchino. Se non avete questi semi di sesamo o granella di pistacchio potete usare qualsiasi altra cosa, anche per esempio della rucola tagliata molto finemente, oppure poi insomma capirete anche il perché. Ovviamente un po' di sale e olio serve sempre per condire leggermente la nostra ricotta. E niente, partiamo subito con dividere in due contenitori la ricotta con un cucchiaio. Ok, un pochino di olio. Pizzico di sale e se volete anche del pepe nero. È molto in base ai vostri gusti, quindi quello che preferite potete tranquillamente inserire all'interno della vostra ricotta. Se per esempio avete anche delle erbe aromatiche come del basilico e lo volete mettere all'interno, origano secco, come meglio credete. Se anche voi, per esempio, non volete farla con i salumi, potete fare anche in versione vegetariana, quindi con dei pomodori secchi, inserirli all'interno con la ricotta, oppure non so, potete metterci rucola, solo basilico e dare ovviamente un sapore diverso alla vostra ricotta. Prendiamo il prosciutto. Lo spezzettiamo così con le mani. Lo piano piano poi lo andremo ad inserire. Mini peanut. Iniziamo a frullare. Sperando che non cade nel mentre, volevo mettere altro prosciutto, ma mi appoggerò qua. Prendo anche un cucchiaino, anzi forse un cucchiaio, per mischiare bene anche dalla parte di sotto, che a volte ci può sempre sfuggire. Ok.
e continuiamo a frullare. Con la spatolina ci aiutiamo a mettere di nuovo all'interno tutto, così da pulire bene il mini pinner. Per esempio, un'altra alternativa è anche il tonno. Potete unire ricotta e tonno, frullarli e se volete potete anche inserirli all'interno di uova sode. Quindi ci sono tantissime alternative in base poi a quello che appunto uno ha dentro casa e il modo in cui vuole svuotare il proprio frigo. Allora, il primo lo abbiamo fatto, ora facciamo la stessa identica cosa con la ricotta e la mortadella. Allora, la spezzettiamo leggermente. Ok. È un classico comunque che rimane sempre qui. Perfetto. Un ultimo giro di trita tutto. Allora, prendo un cucchiaino
piano piano, che questo è leggermente più stretto di quell'altro e ho fatto leggermente un po' di fatica. Una volta, diciamo, preso tutto, ecco, forse un pezzetto è rimasto. Ok. Una volta che abbiamo ottenuto questa bellissima, morbidissima crema, il gioco è fatto. Creeremo dei tipo sandwich con due cracker, perfetto, ok, questo non ci serve, per evitare che mi cadi in terra lo vado a togliere da qua. Ok, adesso vi faccio vedere. Allora, non prendete tanto d'esempio i cracker senza glutine, perché cracker e fette biscottate sono quella cosa che, proprio perché sono senza glutine, li tocchi, già ti si sono rotti. Quindi se io già ne riesco a portare a casa tipo 4, è un mega applauso. Allora, partiamo con ricotta e mortadella. Sopra metto un altro e poi cerco di tipo fare una specie di contorno girando intorno così. Cioè, voi non avete idea di quanta delicatezza ci vuole per fare questa cosa, soprattutto perché questi cracker, come ho detto, si rompono con la facilità. Ok. Allora, adesso andiamo ovviamente a livellare un po' tutto. E poi prendiamo, per esempio, una granella di pistacchio. E facciamo esattamente questo. Allora, prendiamo già un piatto, magari in questo caso nero, dove risulta bene anche il contrasto. Ecco qui.
sembra quasi un sandwich. Allora, adesso faccio quello con il prosciutto. Ok. Sono veramente, ma veramente piccoli questi cracker, e anche la, diciamo, la paura di romperli fa sì che io ci sia ore a fare una cosa che in teoria ci metti 5 minuti. Che poi col cucchiaino piccolo riesce effettivamente meglio. Ok, semi di sesamo e facciamo la stessa identica cosa. Così date anche la possibilità a chi li sta mangiando di capire la differenza di farcitura all'interno. Ora ne faccio, giusto perché ci ho preso gusto, e continuo. Allora, di nuovo mortadella. Che poi se l'avete a casa potete usare anche una spatolina, tipo quelle per i dolci. Ok. Allora, se li fate con i cracker senza glutine, mi raccomando veramente, anche per chi li mangia, perché forse al primo morso ti cadrà tutto e si romperà. Sad face. Ok, la granella di pistacchi. Ecco qui, il secondo. Ne faccio ancora un altro. Mi devo pulire un attimo le mani, c'ho troppa tra granella, ricotta e cose. Ah. Eccoci. Allora, ne facciamo un altro con il prosciutto. Che oltre al tonno stavo pensando che in versione, diciamo, di pesce
La potete fare anche con la pasta di acciughe, sempre con la ricotta, e intorno potete metterci anche del prezzemolo come, diciamo, parte identificativa per gusto, che è molto molto buona. Ok, cerchiamo di fare tutti i lati. La precisione in questo momento, voi non potete capire, nemmeno un architetto o un ingegnere. Cioè. Perfetto. Semi di sesamo. Allora, volevo cercare di metterne un quarto, non so perché faremo così. Voilà. Allora, intanto ovviamente fateli fino a che non esaurite tutti gli ingredienti. Io intanto questi li metto qui e ve li faccio girare piano piano per ammirarli. E io provo a farmene uno da assaggiare senza chiuderlo. Ve lo dico, cioè faccio prima a fare così, tipo a scarpetta. Anche perché io non so se ci metterò la granella di pistacchio, che non mi fa impazzire. Vabbè, due giusto tanto per. Lo mettiamo sopra. Allora, intanto assaggio questo con la mortadella. Allora, questo è molto buono. Se volete potete metterci ovviamente del pepe nero, cosa che fa parte un po' dell'interno della mortadella. Invece, questo con il prosciutto cotto, che risulterà sicuramente più delicato. Un po' di sesamini sopra. Ok, sono buonissimi entrambi. E vi dico, se vi dovesse avanzare per esempio delle mandorle, un po' di parmigiano e pomodorini secchi, se vi ricordate un po' di tempo fa avevo ospite un amico che mi ha portato questo pesto di pomodori secchi con peperone crusco, davvero davvero molto buono, e se lo volete realizzare sui cracker lo spalmate sopra. Ci sta anche quello come alternativa a, come svuotafrigo e aperitivo. Allora,
Questi sono i miei, diciamo, cracker ripieni che possono sembrare dei sandwich. Vi leggo la lista degli ingredienti e quindi i crackers, ovviamente in questo caso senza glutine, della ricotta che potete scegliere se di mucca, di capra, di pecora, prosciutto cotto, mortadella, semi di sesamo e granella di pistacchio, ovviamente sale, olio extravergine oliva, pepe, potete arricchire come meglio credete, in base ovviamente sempre al vostro gusto. Io vi mando un bacio, grazie e buon pranzo!